La relazione di ANAC ci insegna come la corruzione non riguardi soltanto scambi di favore o bustarelle tra i faccendieri e vertici delle grandi aziende. Non riguarda assolutamente solo loro, ma incide sulla vita quotidiana di tutti i cittadini. Emblematico è il caso delle buche nelle strade di Roma. Vi chiederete, cosa c'entrano le buche con la corruzione? Funziona così. L'impresa, per vincere una gara d'appalto, paga una bustarella al funzionario del comune e a chi controlla i lavori. L'imprenditore, libero dai controlli, rientra del suo denaro facendo male i lavori. I lavori dovranno essere rifatti e in questa maniera l'imprenditore ci guadagna altro denaro. È proprio vero, la corruzione non risparmia nessun settore. La manutenzione delle strade, i servizi per i disabili, il verde pubblico, la sanità. Ma allora, come facciamo a cambiare rotta e accendere un faro sugli appalti pubblici? Servono ovviamente regole semplici ed efficaci, ed è quello che si sta tentando di fare col nuovo codice degli appalti. Ma soprattutto serve difendere i whistleblower. Whistleblower. Whistle. È il plurale? Whistle. I whistleblower sono coloro che, assistendo a un episodio di corruzione, decidono di denunciarlo. Troppo spesso però chi denuncia fatti illeciti avvenuti sul luogo di lavoro per senso del dovere e della giustizia viene isolato, minacciato, fino a rischiare il licenziamento. La Camera ha approvato una legge in difesa dei whistleblower che ora è ferma in Senato. Chiediamo che la legge venga discussa e votata al più presto, perché i whistleblower sono il vero antidoto contro la corruzione. Resta aggiornato su ripartelfuturo.it.